sono in uno Starbucks, mi sto facendo il muffin, ossia il solito sedicenne. È molto buono, certo, è un po' triste come ragazzo, però poverino, devi anche capirlo. È cresciuto con uno come Joe, cioè avrà complessi di inferiorità. Va bene, tipo, guarda, tipo Bert, O di evitiamo. superiorità, dipende dai punti di vista. Vabbè, questa è la mia amica Chiara con cui sono in vacanza e che tipo la sto colonizzando ai Jonas. E lei ama mio marito, cioè lo capisci? Potrebbe anche mio marito. Oramare una parolona grossa. Però se lo farebbe molto volentieri. Anche te lo faresti, lo so, è il mio marito. Quindi è tipo Kevin e tienitelo. Non sono affari miei. Ma anche, sei troppo brava. È una forcona assoluta. E beh, ti posso assicurare che una signora anziana oggi in un negozio mi ha chiesto se sono americana e poi io gli ho detto no, no, sono italiana. E ci sto, ma allora conosci qualcuno di americano? Cioè, sì, sa, mio marito è americano. Ti giuro, ho avuto il coraggio, la mia amica che poi era accanto a me e rideva come una scema. La vista qui che guardavo come se fosse due. E non aveva tutti i torti, giusto per un paio di flip-flops. Vabbè. A Monaco gira troppa birra, sarebbe il tuo regno assoluto. E ti saluto perché devo finire il mio muffin e il mio tè alla Passion Fruit, che sta di schifezza acida, con 5 bustine di zucchero. Inizia ad avere un gusto passabile. Ciao tesoro!